Ciao a tutti. Nell'episodio precedente vi ho raccontato del mio arrivo qui a Nasca e del problema riscontrato con la mia bicimoto, che attualmente è in riparazione. Aspetto news dal meccanico. Spero di averne al più presto, in modo che io possa organizzare al meglio la traversata delle Ande in direzione di Cusco. Nasca è una città di 35.000 abitanti che vive essenzialmente di agricoltura e di turismo. Anche qui, la Plaza de las Armas funge da centro storico, dove si trovano una moltitudine di negozi, ristoranti ed ostelli per turisti. Sono le 11. Ho preso un taxi per andare a visitare l'antica cittadella di Cahuachi, ad una trentina di chilometri a nord-est di Nasca. Durante il tragitto, il conduttore mi racconta dei numerosissimi saccheggi che il sito ha subito da parte di huaqueros, i tombaroli locali. Il huaquero che scrive molte cose, però daña luoghi archeologici. La momia, quando è stata 2000 anni enterrata debajo della terra, forma un gas tóxico. Quando tu absorbes ese gas, può essere venenoso, pulmón, cerebro o estómago. Quando sale la momia, dejan ahí, que ya comience a tener ventilación. Quando sale ya dos horas, ya ventilado la momia, ya ellos van, buscan la momia, registran, ya no hay gas que tiene ya ha despejado. Ok. Pero para eso tienen ellos que prepararse. La coca, fuerte, cigarro, ese es su. Y siempre es cuidan, protegen, sí. Para no absorber. ¿Y tú conoces gente aquí que. Listo, hacen esa operación. Sí. Il deserto intimorisce, ma al tempo stesso affascina. Chissà cosa c'è ancora da scoprire sotto queste sabbie. Penso alla celebre archeologa tedesca Maria Reiche. Si è installata qui a partire dagli anni 40 ed ha dedicato il resto della sua vita a studiare e decifrare le enigmatiche linee di Nazca. Che donna straordinaria, passionale e perspicace. Per valorizzare questo patrimonio archeologico, Maria Reiche si rivolse alla municipalità di Palpa. Cultura e turismo però non facevano parte delle priorità della comunità a quell'epoca. Si pensava essenzialmente all'estrazione mineraria e all'agricoltura. Maria Reiche propose quindi il suo progetto ai municipali di Nasca, che accolsero positivamente questa nuova idea. Questo fu il primo grande passo verso la fama internazionale di cui gode attualmente la città con le sue linee. Dopo quasi un'ora di strada, eccoci arrivati a Cahuachi. Ad accoglierci c'è il guardiano del sito. Mi chiamo Paolo, ho lavorato 20 anni come operatore di escavazione con la missione italiana con l'archeologo Giuseppe Orefsi. Sì. Sì, entonces, Cahuachi è un centro ceremoniale religioso preispanico, pre-inca cultura Nazca. Es una ciudadela hecha de barro adobe a nivel mundial. Es 24 kilómetros cuadrados y es un promedio de 36 pirámides. L'enigmatica cittadella di Cahuachi fu la capitale teocratica ed il tempio cerimoniale più importante della cultura nazca. Governata dai sacerdoti, è considerata dai ricercatori come il Vaticano del Perù preispanico, un luogo prestigioso di pellegrinaggio dunque, secondo gli specialisti. La parte centrale della città si estendeva su un'area di 25 ettari e si distingueva per concentrare gli edifici più importanti circondati da un grande muro. Uno degli edifici più imponenti di Cahuachi è la Grande Piramide, che misura 100 metri di lunghezza, 90 di larghezza e 36 di altezza, ed è composta da 7 piattaforme a gradoni. Anche il Grande Tempio, o Templo Mayor, di notevoli dimensioni, è considerato come uno dei grandi edifici della cittadella. Qui i pellegrini partecipavano alle principali cerimonie di alta magia e di sacrifici umani realizzati da sacerdoti e sciamani. Questa era la plaza principale. Okay. Una vez que terminaban, juntaban sus alimentos,
su guagua para partir de donde venían. Tanto venían como se iban, quedaban los sacerdotes, los chamanes aquí. Ellos vivían así en el campo, por el agua. Non si conoscono ancora le cause del decadimento di Cahuachi. Tuttavia, si presume che delle catastrofi naturali come l'uragano El Niño, una prolungata siccità o forti terremoti siano le cause principali di tale decadimento. El saludo de los Nazca, usted desea saber, su mano, doble así, así, como si la unión hace la fuerza. Sì. In forma di spirale. Ah. Ma come è riuscita la civilizzazione Nazca ad adattarsi ad uno dei deserti più aridi del mondo? Di ritorno in città, ricevo un WhatsApp dal meccanico. La bicimoto è pronta. Ottima news. Ma prima di lasciare la città, desidero capire come i Nazca riuscirono a basare il sostentamento della loro comunità sull'agricoltura intensiva in un contesto tanto ostile. In sella alla mia bicimoto, decido quindi di recarmi all'acquedotto preincaico di Cantaloc, situato in una zona agricola della periferia. Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Este tiquecito te cuesta 10 soles. Però quiero solo vedere esto, però 10 soles solo per vedere esto, es mucho, sí. Amica, amica, dai, farà brava, dammi, dammi un'entrata particolare, 5 soles te do. Vale? 10. Gracias. Bueno, así que estamos en regla. Bueno, la situazione era che bisogna pagare un ticket per vedere quattro siti distinti e appunto l'acquedotto ne faceva parte. Comunque niente, ho dovuto pagare 10 soles per, solo per vedere questi acquedotti. Adesso che andiamo a scoprire adesso. Sul deserto di Nazca non piove praticamente mai, meno di un giorno all'anno, mentre il fiume che attraversa la valle, scendendo dalla precordigliera andina, offre acqua corrente soltanto per un mese all'anno. Per poter soddisfare il bisogno idrico, agricolo e domestico, i Nazca scavarono decine di pozzi a spirale, chiamati puchios, che andavano a formare un sistema di acquedotti sotterranei da cui prelevarono l'acqua necessaria alle loro attività. L'acquedotto garantiva acqua corrente ai loro insediamenti in ogni stagione dell'anno e rendeva possibile la coltivazione intensiva dei prodotti agricoli. Questo sofisticato sistema idraulico è in grado di recuperare l'acqua dalle falde acquifere e di convogliarla nei canali, rendendone fruibile l'utilizzo. Ciò che rende ancora più notevole questa opera ingegneristica è il fatto che sia tutt'oggi utilizzata dagli agricoltori locali per irrigare i campi della valle. Si ritiene che la forma spirale sia stata realizzata per poter scendere comodamente all'interno del pozzo, circostanza utile durante lo scavo dei canali sotterranei che collegano i pozzi e durante le frequenti operazioni di manutenzione. Dai, cantami una canzone peruviana. Ah sì, dai, allè. Ya, Panchito. Dai, una canzone peruviana. No quiere, che sta partiato. Tenía que ser así de un momento a otro. Sì, è la spontaneità. Sì. Si chiama spontaneità. Però come la canzone spagnola, puoi cantarmela tu? Ya lo pasado, pasado, no me interesa, soy feliz. Nosotros esperamos a los turistas que venga para darles una buena información. Nosotros somos guías acreditados, pertenecemos a una asociación de guías. Ya le dije adiós, ya olvidé. ¡Bravo! ¡Bravo, ragazzi! ¡Bravo! Bueno, con questa canzone adesso ho voglia di andarmi a gettare da una bruga. Non l'hanno capita. No, era un po' triste, no? Era un po' triste. Vedete che io pensavo che mi avesse una... Una signora Marzia. Una signora Marzia. Vamos a vedere la prima Marzia. E tu eres dello ufologo? Algo. Come si chiama? Yo es conexión. Me encanta encontrarte porque claro, tú fuerte tienes. ¿Tú trabajas aquí por un instituto ufológico? No, te diré
que mío, yo fui empecé, yo tengo en este campo ya 10 años, soy voluntaria y yo ando independientemente. Pero aquí en Nazca, ¿se han visto ser, se han visto ovni, UFO? Yeah. ¿Se han visto? Ya. Yeah. 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 Sí, ¿tú lo has visto? ¿Tú has visto? Yo he visto diferentes cosas, naves, UFOs he visto allá en Lagunillas, acá en el mar, sí. En Paracas, en la península. Ya lo grabaste. Ya, eso años ya me pasó y lo grabé. Eso, pero en Paracas. Y aquí en Nazca. Ahora, me ha sucedido lo de ayer. Estoy así como este el amigo. Ya. Yeah. Lo veo a un personaje parado, algo de más alto que, no sé qué, más de 2 metros. Alto, bien delgado, y así, le he visto así de perfil, boom, le capté los ojos, color almendrados, medio gris blanco. Ah. Vosotros, por ejemplo, que hace parte del Ministerio de la Cultura, que trabajaste por los arqueólogos, ¿qué opináis de esto ser extraterrestre? Yo pienso que sí, pueden haber existido. Y los redactos que has descubierto el francés, ¿la? Jamin, Thierry Jamin. ¿Tu amigo es Thierry Jamin? ¿Cómo? Tu amigo es Thierry Jamin. Sí, yo he escuchado esta historia. Ya. Bueno, han dicho que son falsos. No. ¿Son falsos o son veros? Yo te digo, ahora en persona, yo estoy haciendo declaración ya para todo el mundo. Son verdaderos. Son verdaderos. ¿Por qué han dicho que son stati construidos como una suerte de Frankenstein? Esto cambiaría la historia. Sí. Claro. Sí. Otra pregunta es, Titicaca se ha descubierto, no se ha descubierto, ya está esta puerta de los deos, que está este círculo de oro por abrir una otra dimensión. Yeah. Esto lo he escuchado. Sí. Y se cuenta hoy que este disco está debajo del lago Titicaca. ¿Qué opinas? El disco solar. ¿Qué opinas? El disco solar. El disco solar se dice actualmente, hace poco escuché un par de meses, que ya no está en el lago Titicaca. Lo han trasladado hacia Cusco. En el lago Titicaca hay tres islas. Una de ellas es de la feminidad, la luna. Por satélite, la NASA lo sabe. Hay una ciudadela. Hay una ciudadela en bajo. Dentro del lago Titicaca. Sí. Hay una, tú habrás visto en Google Maps. Sí. Ahí se, con eso se ve, pero ahora como hay controles, lo administran, no sé, ya lo un poquito lo han. Ahí, va a ver, ahí se está concentrando ya la nueva energía cósmica, pero va a ser de la feminidad. Quizás, no digo que la mujer va a mandar, pero parece que está haciendo, esa energía va a gobernar ya. Y entonces yo no puedo ir a la isla de la luna, porque no, soy un chico. Si dice che esista una relazione tra alcune linee tracciate nel deserto e questi acquedotti. Alcune linee conducono ai punti in cui Nazca attingevano l'acqua, avvalorando l'ipotesi che le linee fossero una sorta di percorso simbolico e cerimoniale verso luoghi importanti come questi. In questo momento mi trovo a Nazca, in centro città, e dietro di me potete vedere il Ministero della Cultura. Lì dentro incontrerò il professore e archeologo Johnny Isla, uno specialista appunto sulle linee di Nazca. In Palpa abbiamo identificato una serie di trapezios associati a túmulos che tienen 12 in la base, uno in l'estremo más angosto, e decidimos excavar in 8 di questi sitios diferentes para ver qué había en esos túmulos. Encontramos algo que nos llamó mucho la atención, conchas de espóndilos. Y lo curioso es que estaban en todas esas estructuras, en diferentes sitios. La concha del espóndilos en el mundo andino han estado vinculadas con el agua. Y en el caso de Nazca, hasta ahora solamente se han registrado en 3 contextos. En Cahuachi, que es el centro ceremonial más importante de esta sociedad aquí en el sur, en las tumbas más grandes que se han Nazca, que se han encontrado en La Muña, en Palpa, y en estas plataformas asociadas a los geoglifos. Entonces, esta relación directa de estas conchas en las plataformas como ofrendas nos indican que los sacerdotes Nazca obtuvieron estas conchas por intercambio con otras regiones y las trajeron aquí para dejarlas en estos altares en rituales que de nuestra perspectiva pedían agua a sus dioses. Y ahora la pregunta de un millón es la pregunta que todos se hacen, muy banal.
¿Ma por qué estas líneas se pueden ver solo del cielo? Como en la religión católica pensamos que el Dios está en el cielo, los antiguos Nazca también tenían su ser mítico, su Dios principal estaba en el cielo. Un ser que todo lo ve de arriba. Pero este personaje que está en el cielo, evidentemente las personas que dibujaron estos geoglifos no necesitaban ver la figura, porque esas figuras no eran para ellos, eso estaba como una ofrenda para su... ¿Cómo la construyó entonces? Ahora, tan perfectamente que se puede solvidar en un modo tan perfecto. Es un poco okay. Visto que no lo pueden ver. Ellos tenían modelos a escala que multiplicaban en el terreno, pero eso todavía no se ha llegado a investigar completamente. Todas las figuras no son perfectas. Cuando uno las ve de lejos es la perfección, cuando las ve de cerca se ven las diferencias, pequeños errores, detalles que no se perciben de lejos. Sin embargo, creemos que con los conocimientos de geometría que ellos tenían podían haber hecho estas figuras. Lascio la misteriosa Nazca e riprendo la strada in direzione di Cusco. Più di 650 chilometri separano le due città. Dopo mesi nel deserto, affronterò ora i verdeggianti paesaggi delle Ande. Percorro quasi 100 chilometri in quasi 9 ore. Ecco, ci stiamo avvicinando all'alloggiamento della riserva naturale di Pampa Galeras, dove molto probabilmente mi accoglieranno e mi lasceranno dormire anche gratuitamente. Da quel che ho sentito Nazca. Questa riserva ha una superficie di circa 6.500 ettari ed è il luogo più importante in Perù dedicato alle cure e alla salvaguardia della vigonia, un grazioso camelide selvaggio in via di estinzione. Creata nel 1967 con l'intento di preservare la vigonia, oggi la riserva è affidata a due rangers della regione che trasmettono il loro sapere ad una quindicina di giovani stagisti biologi venuti fin qui per studiare la fauna e la flora di questa regione. È un lavoro che ti gusta a te anche. Claro, tenemos ya sangre de vicuña nosotros. Claro, por eso que estamos aquí hasta ahora, fíjate. Dopo aver posato le mie cose nella camera che mi hanno attribuito, esco all'avanscoperta. Sono curioso di capire come questa comunità è organizzata e come questi giovani convivano insieme, lontani dal comfort e totalmente disconnessi dal mondo. Infatti qui non c'è né elettricità né rete telefonica. Mi rendo alla mensa dove incontro Kimberly e Kenny. Io ho la zucca. Io le dimostro? Sì, quindi. Volendo, lo facciamo ahorita. Ahorita. Io ho salito. Soy un desastre en la cocina. ¿Cómo vos organizaste? Porque traen la comida por aquí, ¿no? Sí, traen la comida y nosotros hacemos una lista y ellos ya vienen. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el cocinero aquí? Todos. ¿Todos? Sí. ¿Estás viviendo entonces una vida comunitaria muy interesante? Sí, es que como nosotros cumplimos las mismas funciones, vamos a marcar estación meteorológica, guiamos el museo, hacemos patrullaje y cocinamos. ¿El teléfono? ¿No podemos telefonar? Llevamos 10 kilómetros de acá. Caminando 3 horas. Entonces, si está en urgencia, si quieres escuchar a vuestra mamá, papá, es un poco difícil. Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Sí. Si no, pues decidimos caminar. 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. ¿Y cómo lo viviste esto non-comfort? Eso es nuestra carrera, de eso trata, estar en campo, sin conexión para poder cuidar y proteger a la vicuña. Y si te gusta, pues normalmente te adecuas. Sí, te acostumbras. Kimberly mi accompagna a visitare il piccolo museo della riserva. È lei l'addetta ai turisti oggi. Mi spiega che prima della creazione di questa riserva, i cacciatori clandestini stavano sterminando le vigogne per vendere la loro preziosa fibra in Europa e negli Stati Uniti. Essa veniva utilizzata per la creazione di capi e vestiti pregiati. Un chilo vale ancora oggi tra i $350 ed i $700 se elaborata. Questo è il museo del sito.
Il museo è di piccole dimensioni. Si possono apprezzare degli esemplari imbalsamati della fauna locale che Kimberly mi presenta uno ad uno. Ogni giorno alle 7 di mattino Kevin va a dare un biberon riempito di latte di mucca ad un bebè vigogna di 7 giorni. Ritrovato senza madre nei pressi della riserva, il piccolo è ora cresciuto dai membri della comunità prima di rilasciarlo libero nella pampa non appena sarà autonomo. Sono 4 volte al giorno, 7 della mattina, 11 del giorno, 3 della tarde e 7 della notte. Questa è la sua prima toma, no? Kevin mi spiega che le vigogne si nutrono quasi esclusivamente di erba e vivono in un habitat ricco in acqua. Il maschio ha diritto a 7 femmine, con le quali ha rapporti molto primitivi. La gravidanza dura circa 11 mesi e al primo anno di vita i giovani maschi vengono espulsi dal gregge formando gruppi di scapoli. Altro fatto curioso che mi racconta Kevin è che le vigogne fanno i loro bisogni sempre nel solito luogo, per aiutare il maschio alfa a marcare il suo territorio. Se le gusta questo? Sì. Si sta accostumbrato? Sì, sì. Primero vamos a soltar al... Venga. Jefe. Venga, venga. Venga. ¿Qué pasa? Cógelo, cógelo. ¿No quieres? Ya, ten. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres? Está con sueño todavía. ¿Se le toma usted? De acá. ¿El biberón? ¿Usted? Sí. Sí. No acepta, no, no, no lo acepta. Yo estoy trabajando acá 24 años exactamente. Claro, nosotros estamos prácticamente orgullosos de que a los nuevos jóvenes, porque siempre vienen cada 3 meses, vamos enseñando lo poco que hemos aprendido en la vida, ¿no? ¿Y cómo la vivís esta vida? ¿Cómo te gusta esta vida? Efectivamente, yo perdí mi familia justamente por estar acá, ¿no? Yo tenía a mi hijo, a mi esposa, pero como usted sabe, pues ir una vez al mes a la casa, entonces ya me quedé solo al final, ¿no? Pero igual sigo queriendo acá, porque acá prácticamente es como si me hubieran crecido las raíces. Porque ayer me he dicho que es prohibido portar aquí la familia. Sí, efectivamente, por un tema de ética, los jefes no quieren que uno pueda vivir con familia acá. Adesso in questo momento tengo che riprendere la strada per Pucchio, quindi io vi ringrazio tutti e vi saluto e ragazzi fate i bravi e imparate tante cose. Muchas gracias chicos, e bravissimi per quello che haces. Grazie amico. Listo. Listo, muy bien.